Amici di Sport Legnano, bentornati al Palavolley. Capitano, tocca a te di nuovo. Bentornata, ciao a tutti. Bentornata capitano e benvenuta Ilaria Simonetta. Ciao a tutti. Allora, questo è un match che decide probabilmente le sorti del girone, almeno per te che sarà la seconda gara. Quindi se vinci è una cosa, se perdi è un'altra cosa. Cominciamo con, c'è una volontaria. Ilaria è volontaria, fa anche rima, fantastico. Allora, facilissime. Parliamo di musica. Adesso ti faccio vedere uno spartito. No, Remi. Nazionalità di una famosa band, i Rolling Stones. Ti aiuto, non sono del Belgio. Ah, ecco, infatti, non sono. Avevi il dubbio. America? No. Se non è zuppa. Esatto. Inglesi? Esatto. Ah! Al primo colpo risposta secca, fantastica. Allora, sempre in riguardo alla musica, perché questa era più geografica in realtà. Okay. Chi canta Clocks? Orologi. Chi canta Clocks? Clocks. Canzone del 2002. Lady Gaga? No, perché Lady Gaga nel 2002 aveva 6 anni. Ah. Quindi qualcuno di vecchio. Qualcuno che abbia almeno una quarantina d'anni. È una band. È una band. Sì. Straniera. Sicuramente. In una pop. Coldplay. Brava. Davvero? Sì. Oh! Coldplay. Coldplay. 2-0. Allora, questa è veramente facile, una di quelle di cui mi vergogno, come le due canzoni di Vasco che avevo chiesto a Chiara. Rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di mattina, che succede? La pioggia si avvicina. Fantastico. Brava. Fallen Plane. Straordinario. Allora, se io ti dico alta pressione, che si sente sempre al meteo, sì. Che tipo di meteo è? È bel tempo o cattivo tempo? Cattivo? Riprova. No. Non lo sapevo, fosse un tranello. Ok, questa qua non è un punto. E dici, capita, non è direi. Un punto. Questa no. Allora, e l'ultima domanda di carattere gastronomico. Ah. Fish and chips, sai cos'è? Sì. Che pesce c'è solitamente a fare da fish? Merluzzo. Fantastico. Oh, e sono 4. Allora, 4 su 5 è il nuovo record. Ma avevo già i presidenti io. Allora, questa mascherina continua a scendere. È un peccato perché c'è un messaggio pornografico scritto sopra. Allora, carissima capitana, devi fare 5. Perché sennò mi sa che sei eliminata e so che ti dispiace. Ciao, vediamo un po' cosa. Ok. Nazionalità di una band, come aveva chiesto Ilaria. A te chiedo gli U2. Gli U2 saranno anche loro inglesi. Però scozzesi. Irlandesi. Primo colpo, irlandesi. La nazionalità degli U2. E al primo colpo il capitano. Non hai fatto Romagna. Ma perché le volevo fare arrabbiare loro due. Chi canta invece? A Ilaria abbiamo chiesto Clocks dei Coldplay. A te chiedo invece chi cantava e canta ancora adesso, se può, Yellow. Ah, cacchiolina. Yellow. I Rolling Stones. No? I Beatles. No. Non lo so. I Coldplay. No. Non tranello. Questo è facile. Che cosa in un celebre detto il lupo non perde? Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Quindi non perde il vizio. Esattamente. Allora, se io ti dico la domanda di meteorologia, l'anticiclone delle Azzorre. Da quali isole viene? Dalle Azzorre? No, non è quella la domanda. Che tipo di tempo porta? Pioggia. Riprova. Perché è anticiclone, non è prociclone, capito? Quindi porta il bel tempo. Porta il bel tempo, quindi dai, è buona, l'ho palesemente indovinata al primo colpo. Questa domanda è molto a trabocchetto. Qual è il paese
che trae, da cui trae origine la zuppa inglese. Dalla Francia. No, però hai un'altra possibilità. Dalla Russia. Dall'Italia. E sai perché? Perché c'è dentro il liquore e chi l'ha inventato gli sono venuti in mente gli inglesi. Buona sapersi, nel senso. Capitano, mi sa che sei eliminata. Ciao a tutti, è stato un piacere. Ci mancherai, so che non ti mancheremo invece. Invece te, Ilaria, sì, hai un'ipoteca sulla qualificazione, perché hai la differenza di risposte alle stelle. Addirittura. Sei in testa, devi affrontare Chiara. Lenna. Ah, Lenna, pensavo Marini, dicevo. No, no, devi affrontare Chiara Lenna, ma parti in vantaggio. Ah. Quindi hai la differenza, l'equivalente della differenza reti a tuo favore. Ah, ottimo. La cosa ti emoziona? Sì, ma le domande non sono più difficili. Se sono. Se... se sono più difficili, lo sono anche per l'avversario. Comunque. Ah, ok, ok. Qui c'è un'equità che neanche la par condicio ai tempi di Scalfa. Ok, va bene allora. Bene, allora, mi sono emozionato per questo quasi unplane. Mi sono anche dispiaciuto perché abbiamo un'eliminazione eccellente. Non puoi fare il derby con tua mamma, so che ti manca questa cosa. Neanche un po'. Mi dispiace un pochino. Dispiace. È un po' sì che ti dispiace. No. Va bene, grazie Ilaria. Grazie a te, ciao a tutti. E grazie a Valentina Cavaleri. Ciao a tutti. Alla prossima, amici.